Buongiorno, buongiorno. Oggi vi parlo di questo libro, Afghanistan Picture Show, ovvero Come salvato il mondo di William T. Wallman, americano. O meglio, vi parlo delle prime 138 pagine di questo libro. E comincio subito con due domande che mi faccio e in qualche modo condivido con voi. La prima è questa. Come ho fatto ad arrivare a pagina 138? Una parziale risposta ce l'ho e sta nel fatto che mi è costato 19 euro questo libro. Quindi, insomma, prima di abbandonare un libro per il quale ho speso 19 euro, insomma, ci devo pensare un pochino. E allora sono arrivato fino a pagina 138, poi basta. Questa è la prima domanda. La seconda domanda che mi faccio è dove è andata a finire, perché non la trovo. È la recensione di questo libro che ho letto da qualche parte, che in qualche modo mi ha indotto a comprarlo. L'ho cercata, delle volte me le ritaglio, me le metto via, ma insomma non riesco a trovarla, e questo è il punto. Bene, questo libro di questo americano che è andato in Afghanistan, o meglio, è andato in Pakistan, poi in Afghanistan perché voleva combattere contro l'invasione sovietica, è un libro che francamente non è scritto male, è scritto in modo un po' così, saltando un po' di qua, un po' di là, è scritto in terza persona, lui si chiama Il Giovanotto e parla ogni tanto del giovanotto, e insomma potrebbe avere anche qualche spunto interessante, insomma, però francamente, insomma, ecco, io non sono riuscito a superare i 139, quanto ho detto 138 o 39 pagine. Se qualcuno fosse riuscito a superarlo, magari se avesse voglia di scrivermi nei commenti qualche cosa. Mi stupisce poi che questo tizio qua abbia scritto molti libri, è una delle figure più complesse e affascinanti della scena letteraria americana. Ecco qua, mi sembra veramente, io lo so, direi va bene che in quarta di copertina bisogna mettere qualcosa di positivo sugli autori che si pubblicano, ma qua mi pare che siano francamente esagerando. Ha pubblicato vari libri, questo 1959 non so che cosa voglia dire, forse è nato nel 59, sì, può darsi, 69-79, sì, aveva intorno ai 20 anni, negli anni 80, quando è nato in Afghanistan, anzi ne aveva proprio 20, eccetera, basta, non ho altro da dire. Quindi ripeto, questo è il libro di cui vi ho parlato, di una parte del quale vi ho parlato, e per questa volta, a differenza delle altre, non vi auguro buona lettura. Arrivederci.